Io guardo da questo punto di vista, vado con sempre passo dopo passo, step by step, nel senso che ancora non è stata ritirata la candidatura di Berlusconi. E per cui partiamo da lì, perché mi sembra abbastanza chiaro. Cioè, a me adesso star commentare Sgarbi, capisco che c'è questo grande desiderio che ritiri la candidatura a Berlusconi, ma se devo star presso a tutta questa, diciamo, narrazione, cioè non mi ci ritrovo. E quindi la prima cosa è questa. Dall'altra parte, perché finora c'è, cioè, questa candidatura è una che è sussurrata, che è quella di Mario Draghi, che però è una candidatura complicata, perché quando tu presenti Mario Draghi devi già sapere chi, esatto, metti al posto di Mario Draghi. E qui poi, se diciamo c'è il buio assoluto sul fatto se Draghi entrerà in campo, sul chi dovrebbe prenderne il posto, il buio diventa ancora più scuro, diciamo, se si può dire. Per cui io non è che vedo ancora salire le quotazioni di Draghi, perché quel problema lì è il problema che mi rende diffidente su un'ipotesi del genere, a meno che non ci sia l'interesse da parte di qualcuno di andare ad elezioni. Perché tu immagina soltanto, Draghi va via da lì, quindi che metti un altro tecnico, metti la Cartabia come sussurravano ieri, ma cioè, dal punto di vista, diciamo, di una classe politica che ha i propri vertici istituzionali a due tecnici, a me mi sembra, certo, non è una grande immagine che viene data. Ci metti un politico, e allora quale politico? Cioè, metti uno del PD nel governo che dovrebbe portare questo paese alle elezioni, e che quindi, diciamo, gli altri componenti di quella che fu la maggioranza Draghi in quel caso dovrebbero accettare questo tipo di presidente, andare alle elezioni con un esponente del PD a Palazzo Chigi, o viceversa, qualora fosse invece, diciamo, uno di Forza Italia, io lo comprendo che, o altrimenti di Italia Viva o di altro. Mi sembra tutto estremamente complicato in quel meccanismo lì, in una situazione in cui più andiamo avanti e più ci rendiamo conto che il lavoro di Draghi è appena cominciato. Adesso tutti ci accorgiamo che il PNRR va messo a terra, che abbiamo tanti progetti ma che rimangono ancora per aria. Ecco perché mi sembra, è troppo presto per vedere che tipo di strada prenderà questa corsa per il Quirinale. E sarei anche molto cauto, ecco, adesso a fare discorsi anche sul piano B, perché anche questo è un elemento che già si è dimostrato nell'ultimo vertice. Il piano B parte il momento in cui Berlusconi tira indietro la sua candidatura. Se lui non tirerà indietro la candidatura e deciderà di provare in ogni caso, diciamo, la quarta votazione, è difficile che qualcuno del centrodestra possa, diciamo, obbligarlo, ma per un motivo molto semplice, perché la candidatura di Berlusconi nasce anche da una centralità politica. Faccio un discorso sul centrodestra. Quell'8%, maledetto o benedetto che sia, di Forza Italia è quello che permette a quel tipo di coalizione di poter vincere. E la stessa cosa posso fare per quanto riguarda il governo Draghi. Il governo Draghi dove è nato? È nato esattamente sulla scia di un sì di Berlusconi, che poi è stato seguito anche da Salvini. E se dovessi poi, diciamo, sorridere anche per il futuro, tenendo conto, diciamo, tutta la retorica del divisivo e del non divisivo, fino all'altro ieri, l'ipotesi alternativa a questo schema, la cosiddetta maggioranza Ursula che trovavi sul foglio, detta un giorno sì, un giorno no, chi ha come interlocutore a sinistra? Della sinistra, a Berlusconi. Ecco perché non è una cosa campata in aria quella. Quella nasce da una logica politica che poi ha 10.000 problemi. Però là bisogna dirlo, cioè non è un problema che riguarda il divisivo e altro, significa che c'è una parte, diciamo, del centro-sinistra che dice di no a Berlusconi, in quanto Berlusconi, con tutta la, diciamo, quello che è stato detto in questi anni. Però è complicato, sai, anche dire questo, perché se tu dici tu non sei legittimato, allora non sei legittimato a correre per il Quirinale, ma non sei neanche legittimato per fare un governo. Senta, Donzelli.